E anche quest'anno abbiamo un piatto bellissimo. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, circondata da farfalle non a caso. Una tecnica facilissimo, stencil e doratura per un piatto meraviglioso che potrete appendere alla parete, usare come svuotatasche e che sia ben augurante. Quest'anno il soggetto che ho scelto sono farfalle e oro. Oro, l'oro della rinascita, l'oro della luce, l'oro della ricchezza e della bellezza, e le farfalle, leggiadre, leggere, come voglio che sia quest'anno per tutti. Quindi un anno ricco e leggero per tutti. A dispetto dei pronostici, allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il piatto 2021 come si fa. Sarà un piatto ricco di materiali che potrete comunque sostituire. Allora, dei pennelli da battaglia. Nella missione all'alcol è dell'oro in fogli, ecco qui. Naturalmente potete sostituirlo con uno smalto dorato o con dei colori per resina dorati o con dell'acrilico dorato. Degli stencil a forma di farfalla. Io ho questi qui che si appiccicano al supporto, potete tranquillamente crearveli se avete una big shot mettendo tante striscioline di scotch una accanto all'altra e big shottandoli, cioè tagliandoli, vabbè. Ma se no, potete ritagliarvi le farfalle che vi piacciono e farle appiccicare con un leggero strato di vinavil solo in alcuni punti dietro, quindi uno stencil, lo stencil che più vi piace, anche fatto da voi. Vi metto qua anche il link su come farvi gli stencil da soli. Un piatto, questi sono i piatti per pizza IKEA, li vendono ad 1 euro. Sono banalissimi, però si prestano molto. Dell'alcol e dei pad di cotone per pulire il supporto. Io userò per proteggere la resina, quindi componente A e componente B. Questa della Resin Pro è trasparentissima, stabilissima e funziona benissimo. Vi lascio il link qui giù in info box per acquistarla. Dello scotch di carta e poi ci serviranno dei numeretti adesivi. Dei bicchieri di plastica, questi sono riciclati e comunque sono biodegradabili, sono quelli in mais, e credo che ci siamo, possiamo cominciare. Come prima cosa pulisco il mio supporto. Questa è una parte molto importante se vogliamo che tutto proceda bene nel nostro lavoro, quindi con dei dischetti vado a sgrassare profondamente la superficie. Fate questo lavoro in un ambiente areato. Comincio a posizionare i miei stencil. Vi consiglio di prepararvi precedentemente la composizione, cosa intendo? Di provarla e al momento di posizionare gli stencil sul piatto pulito andare diretti. Vedete, io già qui ho preventivamente cercato la mia composizione ideale e adesso vado direttamente a immettere le mie farfalline. Voilà. E qui ci sarà la scritta dell'anno 2021 che adesso mi accingo a fare subito. Prendo i numerini adesivi. Non buttate mai le orme perché a loro volta questi diventano degli stencil utilissimi. E voilà, il gioco è fatto. Adesso su tutto il piatto, rimanendo un po' scostata sul bordo, che comunque potremmo poi pulire con un giro così di dito, passiamo la missione ad alcol. Ma con un pennello da strapazzo, mi raccomando. Verso un pochino di missione e partendo dal margine passo su tutto. Sto attenta a fare tutti gli orefizi degli stencil, tutti i buchini, motivo per cui sto usando un pennellino così piccolo. Questa è una missione istantanea all'alcol, vi metto un link di buone missioni qui giù in info box. Questa che sto usando io
purtroppo non la producono più. Dopo aver passato ovunque la missione, accertatevi appunto, accertatevi di essere andati appunto proprio ovunque volevate che la doratura attecchisse. Prima di passare oltre, però, dobbiamo liberare invece quei posti che non vogliamo dorati dalla doratura. Allora, con un batuffolo di cotone idrofilo e dell'alcol, io passerò sul bordo esterno, perché io il bordo esterno lo voglio bianco. Adesso, con calma, veramente con molta calma, dopo aver fatto tirare bene il tutto e assicurandoci che la missione si sia leggermente stabilizzata, questa è istantanea, quindi non ci vuole assolutamente tanto tempo, tiro via tutti gli stencil. Adesso attacchiamo l'oro e sarà assolutamente normale che l'oro andrà ad aderire anche dove non vogliamo che aderisca. Non vi preoccupate, non disperate, poi lo andremo a rimuovere. Io sto usando ovviamente oro francese e non oro zecchino. E così, senza neanche tagliarlo, lo appoggio sul piatto in maniera molto veloce. Prendo un batuffolo di cotone pulito, metto sotto questo foglio d'oro, la sto facendo così solo perché oro francese con l'oro zecchino un lavoro di questo genere è impensabile, ripasso su tutto. Lì dove c'è missione l'oro aderirà, lì dove non c'è missione l'oro si staccherà. Adesso prendiamo un pennellone. Può essere un pennellone da fardo, una pennellessa morbida, vediamo, uso questo e cominciamo ad eliminare l'oro in eccesso. Anche se non dovesse eliminarsi da tutti i punti in cui lo volevo togliere, non vi preoccupate, perché comunque c'è l'orma dello stencil che si vede lo stesso, quindi sarà semplicissimo con un oggetto appuntito, nel mio caso uno stuzzicadenti, andare a rifilare tutti i margini. Ora vi faccio vedere. Ovviamente con un oro buttato così la doratura non può essere precisa, è più veloce, quindi meno precisa. E continuiamo piano piano a spolverare e a liberare tutte le parti dove l'oro non doveva attecchire.
Dopo aver spolverato ben bene tutto il nostro piatto, se c'è qualche imperfezione nei bordi, con uno stuzzicadenti così rifiliamo ben bene e togliamo le sfrangiature dell'oro che magari non ci piacciono. Ecco qui. Quindi togliamo tutte le imperfezioni, togliamo tutti i posti in cui l'oro si è attaccato senza che noi volessimo si attaccasse. E a questo punto io direi che abbiamo finito. Il piatto 2021 è pronto per essere protetto e per poter essere usato. Come lo proteggiamo? Versandovi sopra della resina. Di A 10 parti e di B 6 parti, quindi 100 ml con 60 ml. Io naturalmente ridurrò, mi servirà soltanto la quantità per il mio piatto. Come diluizione ho fatto 30 di soluzione A e 18 di soluzione B. Mescolo bene bene e questa volta non verso ma passo a pennello. Voi mi direte: ma perché passi al pennello? Perché non voglio il residuo sul fondo del piatto, quindi preferisco passare al pennello la resina. E non farla gocciolare, cioè sedimentare sul fondo. Ovviamente vado abbondante, faccio in modo che si distribuisca uniformemente su tutto il piatto, giro perché anche se è poca è bene non lasciare residui da nessuna parte. Poggio in piano e lascio asciugare. Domani mattina sarà bello e asciutto, vi faccio le foto e noi ci vediamo subito dopo. E buon 2021 a tutti, che sia dorato e leggero come il battito d'ali di una farfalla. Bene, ci vediamo dopo le foto, ciao! Visto che bello il nostro piatto, è davvero semplice da fare, pochi step ben eseguiti, mi raccomando, con un po' di precisione, neanche tanta nella doratura, di solito noi ne mettiamo di più. È che proprio l'ho voluto fare facile facile per farlo fare a tutti. Potete farne anche con vari soggetti da appendere alla parete. Pensate che bella la vostra camera da pranzo con tanti piatti decorati così, magari patinando l'oro con diversi colori o colorando le farfalle, perché anche con le farfalle colorate mi era venuto lo schiribizzo, solo che poi l'ho voluto rendere più facile. Per colorarlo in maniera semplice usate gli smalti delle unghie. Bene, se questo video vi è piaciuto regalatemi un pollice in su, una condivisione, ma soprattutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e venitemi a trovare sugli altri miei social, Facebook, Instagram, sempre pennello bianco su fondo rosso e sempre arte per te. Io vi aspetto tutti qui per il prossimo video e vi mando un grande bacio da Ombretta e da Arte per te è tutto. Buon 2021, con un po' di ritardo, ma ce l'ho fatta e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!